Sin dal mio primo cortometraggio abbiamo sempre lavorato insieme e si può dire che siamo cresciuti insieme, perché poi io non ho fatto, diciamo, scuole e per me la scuola era legata al fare, quindi anche spesso sbagliando capivo, diciamo, dagli errori anche tante cose, diciamo, del mio lavoro e lui mi doveva aiutare a mettere i cocci a posto. Spesso giravo delle scene che non avevano né capo né coda e insieme ci inventavamo un senso. Poi lui, oltre che con le immagini, è molto bravo con i suoni, quindi spesso, diciamo, Marco diventava anche sceneggiatore perché prendeva delle battute di un attore, le cambiava, le spostava, quindi cambiavano anche il senso proprio della scena e l'attore si girava e diceva una cosa perché prendevamo quella parola da un altro Chuck e la mettevamo. E quindi, insomma, Marco è stato anche, come dire, non solo montatore di tutti i miei film, ma anche sceneggiatore. Allo stesso modo di come poi Massimo Gaudioso, che ha scritto con me praticamente tutti i film, insieme anche a Ugo, anche Massimo in qualche modo è stato spesso anche lui a ruoli invertiti, montatore, nel senso che veniva magari a vedere il film, ci dava dei suggerimenti. Diciamo che io amo molto il fatto di avere un gruppo di persone con cui mi trovo bene, con cui lavoro e con cui ho uno scambio. Qua c'è anche Maricetta che ha fatto il suo. Mario del Fuori. Sono venuti di spontanea volontà, io non l'ho costretti, però mi fa piacere che siano qua perché sono persone, oltre che avere un legame umano molto forte, sono proprio persone per me di famiglia, insomma, ecco, quindi io di solito cerco di, quando lavoro sul set, di avere intorno persone con cui ho un legame non solo, diciamo, professionale ma anche umano e loro, insomma, sono sempre stati con me in momenti alti e bassi, quindi mi fa piacere. Ecco, prima di ripercorrere dall'inizio, adesso abbiamo messo queste immagini, questo materiale che ci hai dato, no? E credo che tutti quanti gli spettatori della società abbiano notato una cosa, che tu sei sempre in macchina, o quasi sempre, spesso in macchina, Quasi sempre, l'ultimo film in realtà non è una coincidenza che in quei momenti di backstage ci fossimo, ma in realtà non sono stato molto in macchina perché a parte che era un film più strutturato, come avrete visto, no? Anche dal backstage, molto più costruito, dove era più difficile in qualche modo anche improvvisare. E poi avevo un nuovo direttore della fotografia perché tutti i miei film precedenti li ho fatti con Marco Onorato, che era non solo, diciamo, il mio secondo papà, perché sarà il compagno di mia madre per 40 anni e il papà di mio fratello. Però era una persona per me fondamentale perché appunto aveva sempre una dolcezza con me, mi sentivo protetto. Ecco. Purtroppo è morto alla fine poco dopo che ero passato a Cannes Reality, qualche settimana dopo. E quindi ho lavorato con un nuovo direttore di fotografia molto bravo, Peter Sushinsky, che avete visto nel backstage, che ha fatto, diciamo, gli ultimi 30 anni della carriera di Cronenberg, nonché L'Impero colpisce ancora, Guerre Stellari, L'Impero colpisce ancora, tanti grandi film. Però è un direttore di fotografia molto più rigido rispetto a come io ero abituato, insomma. E quindi la mia macchina a mano, o anche non a mano, perché poi stavo in macchina anche quando la macchina non è che fosse per forza a mano, anche quando stavo sul Dolly, quando stavo su Carrelli. Però è sempre una macchina che faccio in maniera molto emotiva, no? Anche non, a volte anche un po' sporca, però in qualche modo estremamente emotiva. E non sentivo sul set, come dire, se prendevo la macchina, a parte un gruppo ristretto di miei fedelissimi che facevano il tifo, se no non sentivo questa, come dire, è una cosa molto intima per me, quindi è come se non mi sentivo amato, no? Cioè sentivo in Peter una rigidità. Allora
bravissimo operatore di Steadicam e di macchina che si vede nel backstage. Il film, tutto sommato, come linguaggio voleva essere un film anche più, per certi versi, più classico, quindi con un modo di girare non come non sentivo necessaria la macchina a mano, e quindi alla fine abbiamo fatto questo compromesso, però io non, insomma, un po' ho sofferto. Cioè, il Gomorra però è molto più costruito di quanto non sembri, cioè io ho scelto un linguaggio che è volutamente documentaristico perché mi sembrava giusto dare la sensazione allo spettatore che non ci fosse dietro un artificio, cioè l'artificio del cinema, quindi, come dire, nasconderlo, mascherarlo. Volevo dare la sensazione allo spettatore di vivere in prima persona emotivamente le sensazioni che vivevo io quando stavo dentro quella giungla. E però c'era dietro una grossa costruzione sull'immagine, un grosso lavoro, che poi ho cercato di nascondere, ma perché pensavo fosse giusto per quel film, per quel progetto. Esattamente l'opposto di quello che ho fatto invece in Tale of Tales, nel racconto dei racconti, dove invece volevo proprio far sentire l'artificio del cinema, volevo che fosse quasi un omaggio alle origini del cinema, a Méliès, alle origini del cinema muto, quindi volevo che si sentisse l'artificio, però al tempo stesso volevo che le immagini fossero credibili, vere. Quindi diciamo che sono stato attento in qualche modo a costruire queste immagini per poi a dargli una concretezza, un realismo. E in questo senso sì, però anche L'Imbalsamatore, per esempio, è un film dove c'è molto forte questa componente fiabesca, a mio avviso, anche. Sì, ma quindi direi che ho sempre cercato di partire, osservare la realtà, interpretare la realtà, mai imitarla semplicemente, ma cercando sempre di interpretarla e di portarla poi su un piano, diciamo, trasfigurarla e portarla su un piano che fosse poi, diciamo, più alto, quello dell'arte, no? Ecco, quindi lo sforzo è sempre stato questo, di portarla in una dimensione poi più, senza usare parole difficili, però insomma più astratta, senza dire metafisica, perché poi non, parole difficili non appartengono poco. Però insomma in racconto e racconti è un po' l'inverso, parto dal racconto magico e poi cerco di portarlo su un piano di realismo, invece negli altri film, anche reality, parto dalla realtà per poi cercare di portarla in una dimensione più fiabesca, anche spesso di fiaba nera, come può essere L'Imbalsamatore, come può essere anche per certi versi reality, Primo Amore, Gomorra stesso. Per me Gomorra era un film tra la fantascienza e la... inizia come un film di fantascienza e poi c'ha molti elementi della fiaba, non pensa al modo in cui l'infanzia, no? Questi giovani ragazzi poi vengono in qualche modo violati, uccisi o calpestati, insomma, quindi c'è dei temi che in qualche modo poi sono degli archetipi che puoi ritrovare benissimo nelle fiabe, quindi tutto sommato penso ci sia un filo conduttore. L'unica cosa che sento molto diversa, come avrete potuto vedere dietro le quinte, è che l'ultimo film è un film molto più strutturato rispetto agli altri, però parte sempre da un grosso lavoro visivo e da delle suggestioni visive. Io vengo dalla pittura, quindi per me la partenza è sempre lì, insomma, dalle immagini, dalla forza delle immagini, dalla capacità che hanno queste immagini di evocarmi così, un mondo. Il momento in cui farò un film in cui ci saranno quattro attori intorno a un tavolo che parlano, con tutto il che può essere interessante, però che è centrato sul dialogo e un ambiente unico, in quel momento lì avrò fatto veramente qualcosa di diverso. Ascolta, tu adesso... Perché mi muovo sulle immagini. Ecco, hai citato le immagini, no? Credo che molti di loro che sono qui, probabilmente tutti quelli che amano il tuo cinema, hanno anche questa tua capacità di lavoro sulle immagini, credo anche la tua capacità di trovare degli sfondi, dei mondi, no? La caratteristica del comune è anche la tua capacità e il tuo occhio di trovare qualcosa che diventi anche
più vero del visibile, no? Penso al villaggio Coppola, no? Dell'imbalsamatore, no? Appunto, anche lì diventa quasi un film di fantascienza. Sembra quasi che sia. L'imbalsamatore nasceva con un film noir nei miei propositi. Quindi cercavo un luogo che fosse un non luogo, no? Che avesse questa stazione. La storia parte da un fatto di cronaca successa nell'ambiente della stazione Terni, quindi avrebbe avuto completamente un'altra connotazione se fossi rimasto legato alla vicenda di cronaca. Invece quel luogo lì mi sembrava ideale proprio per dare a quella storia una stazione, renderla più rarefatta, più pura, ecco, più sui sentimenti. Poi alla fine quello che mi interessa è quello, sono i sentimenti umani, i conflitti che un essere umano vive, i suoi desideri, queste insomma poi alla fine le sue ossessioni. Ma io diciamo, a differenza di altri miei colleghi, non vengo dalla recitazione, quindi sono consapevole di non avere delle grandi basi tecniche per poter aiutare un attore. Allora cerco di trovare delle soluzioni e per aiutarlo. La prima è cercare di girare in sequenza quando posso. Quasi tutti i miei film li ho girati in sequenza, significa dalla scena numero 1 fino alla scena numero 100. Quindi l'attore può vivere tutto il percorso drammaturgico e in qualche modo aiutarmi a capire quando la sceneggiatura, che comunque rimane sempre un progetto, che io sono sempre disposto in qualche modo a mettere in discussione, non l'anima della sceneggiatura, però il percorso drammaturgico sono sempre disposto a metterlo in discussione, se l'attore mi fa capire che ci sono dei passaggi che stonano, perché l'attore vive quel personaggio. E quindi chi meglio di lui può darti dei suggerimenti? Questo per me è fondamentale, e mi rendo conto che aiuta molto anche l'interpretazione dell'attore, perché una cosa è arrivare a girare un finale, come per esempio l'imbalsamatore, in cui il ragazzo non sa se commuoversi o no quando vede la macchina che affonda nel fiume, ma viene alla fine di un percorso di 2 mesi in cui ha vissuto tutta una serie di esperienze, quindi un bagaglio anche emozionale tale che nel momento in cui vede la macchina che va a fondo ha quasi un crollo e quasi sta per scoppiare a piangere. Chiaramente quello è un punto d'arrivo. Se io avessi girato quella scena la prima settimana sarebbe stata completamente un'altra scena. Questo è un esempio. È chiaro che quando ho girato Racconto e racconti, avendo a che fare con delle star e quindi anche con insomma, problemi di date, problemi economici, perché chiaramente per girare in sequenza poi devi magari far stare 2 giorni, 3 giorni cassetti in albergo, quello che costa al giorno, no? Dici vabbè, mettiamo tutto insieme, giriamo, lasciamo perdere il girare in sequenza. E quindi è stata un'esperienza anche quella, cioè io con Racconto dei racconti mi sono misurato con tutta una serie di cose che in qualche modo non ho mai fatto, diciamo, girare in inglese, non essere in macchina, non girare in sequenza, diciamo, ho fatto di tutto per vedere se quello che io fino a, diciamo, prima dei Racconti dei racconti dicevo, pensando che fosse centrale il mio lavoro, ho detto vediamo, mettiamolo in discussione e vediamo se è realmente centrale o no, così anche per capire, perché a volte io parlo del mio lavoro ma poi in realtà non è che ci capisco, neanche cerco di capire poi granché, perché cerco di rimanere un po' così all'oscuro, e quindi mi diverto anche a mettermi in discussione per capire, per crescere. Il primo cortometraggio che avete visto, La prostituta africana, il Terra di Mezzo, era il mio primo corto che avevo provato così a girare un po' così anche per vedere il gioco, perché Marco Onorato, appunto, direttore della fotografia con cui lavoravo, di cui parlavo prima, aveva preso della pellicola e da uno sceneggiato televisivo, cioè della 16 mm, me l'aveva regalata, io ce l'avevo nel frigorifero, quindi una volta che aprivo il frigo vedevo questa pellicola lì, ho detto prima o poi faccio qualcosa. Ero andato a cercare del materiale perché era un periodo in cui diciamo, dipingevo a olio, figurativo olio, e dipingevo spesso su dei materiali
dei mattoni, quindi ero andato vicino Roma, a Lunghezza, a cercare uno smorso dove comprare questi mattoni, dove fare questo quadro che poi ho fatto. E andando lì ho visto questa atmosfera così un po' surreale, queste ragazze africane che stavano lì con queste tute sgargianti, un po' da, quasi da fantascienza, i pastori con le pecore che giravano intorno, i vecchietti con le biciclette, i ciclisti, e mi aveva colpito, quindi ho detto proviamo a raccontare una giornata così, non avevo una sceneggiatura, avevo giusto un foglietto, qualche appunto con Marco e con una persona che mi dava una mano sul suono. E mi ricordo il primo giorno di riprese è stato abbastanza scioccante, perché eravamo noi tre, cioè Marco e l'altro Marco che mi aveva aiutato sul suono, ancora Maricetta, Maricetta è arrivata al mio terzo film, e mi aspettavano sul set a Lunghezza e io ero andato a prendere le tre attrici per portarle poi sul set. E ricordo la faccia del casellante quando ho pagato il biglietto per uscire dall'autostrada per Lunghezza con loro tre in macchina, e l'umiliazione, perché insomma si vede, sembrava che le portassi sul posto di lavoro, e la faccia del casellante che andava, quella ancora me la ricordo. E poi sono arrivato su quella strada che avevo scelto, e c'era una prostituta vera africana che non voleva spostarsi perché c'era che aveva tutti i clienti che stavano lì e che sapevano che restavano lì, quindi io ho dovuto dargli 200.000 lire per andare 200 metri più là, e già ho iniziato già i primi problemi. E poi insomma abbiamo girato il corto in 3-4 giorni, e poi con Marco l'abbiamo montato in una settimana con 1000 problemi, e diciamo era ancora, diciamo, conoscevo, insomma, girava in una maniera così abbastanza drammatica. Ti ricordi la prima inquadratura? Sì, però non c'era in questo. Mi ricordo una cosa che fa capire abbastanza bene il grado di incoscienza che avevo allora, e che la scena che avete visto del pastore sardo che parla con la prostituta, quest'ultima scena con lei seduta sulla specie di trono, e mentre giravo un'altra scena ho visto il pastore che stava in fondo con delle pecore, vedendo che stavamo girando questa scena ha fatto il giro ed è andato a parlare con lei, quindi io ho chiesto se potevano, vedendo che stavano parlando, ho chiesto se potevano così improvvisare una scena, e la scena poi mi sembrava che fosse venuta bene, era proprio gli inizi, né? E vabbè, il film poi vince il premio come miglior cortometraggio al primo festival che ha fatto Nanni Moretti, con il premio giro altri due cortometraggi, vado a Torino, il film poi viene distribuito con i soldi della distribuzione di Nanni Moretti, soldi che io avevo investito di tasca mia, perché il miglior modo per capire se realmente hai voglia di fare un film è quello di metterci i soldi tuoi, e allora non sbagli, cioè se li metti tuoi di tasca tua vuol dire che realmente senti una necessità, e quindi i soldi che avevo investito, che erano 90 milioni di allora, e la Sager mi ridà, e con quei 90 milioni faccio il secondo film con questi due ragazzi, e mi viene in mente che per il ruolo, diciamo, di questo altro personaggio che perde il lavoro e che perde la moglie impazzita, mi viene in mente quel pastore che avevo visto il secondo giorno di ripresa, il primo non mi ricordo, a Lunghezza, per quel ruolo non l'avevo mai più rivisto. Allora vado alla ricerca da solo per la campagna romana del pastore, in quella zona dove avevo girato, e inizio a chiedere nei casali lì vicini se conoscevano, al che mi indicano un casale, e arrivo, c'era la moglie e mi dice guarda, lo trovi giù dove stanno le pecore. Sono andato
e gli ho chiesto se voleva fare la parte del praticamente coprotagonista del mio nuovo film, e l'ha fatta. E poi è venuto anche a Venezia. Non ho mai chiesto se poi, non credo poi, è venuto a Venezia perché il film andava in una sezione Sassi Orizzonti a Venezia con tutta la famiglia, c'era un sacco di nipoti. E insomma, questo era il modo di fare cast. Ascolta, anche per questo l'abbiamo messo insieme, ma il pezzo che hai scelto, quello di Buster Keaton, no? Ricordo un po' quello che dicevi prima te, no? L'idea di avere anche un rapporto un po' ingenuo con la magia del cinema, con i trucchi, con... Beh, quel pezzo lì è proprio un esempio di cinema puro, di grande, in qualche modo, libertà espressiva. È un pezzo di cinema che anticipa, secondo me, tutto il surrealismo, prima dei surrealisti, in una maniera artigianale, pura, semplice, senza troppi, diciamo, intellettualismi. Lui aveva già detto tutto delle potenzialità che ci sono nell'associare delle immagini, no? Nel montaggio, nel creare così un'altra realtà, no? Quindi mi sembra un esempio straordinario di come il cinema può diventare astratto, onirico, visivo. Poi Buster Keaton in questo era un maestro, nella semplicità, nella purezza del suo sguardo. L'abbiamo anche scelto perché ci infatti siamo... metterlo accanto a quelle immagini mie è stato un po'... No, in realtà ci siamo resi conto che lui sta seduto nell'ultima inquadratura sullo scoglio in maniera abbastanza simile alla prostituta. C'è un'inquadratura... Tra l'altro, questa domanda è anche un titolo che in qualche maniera si collega direttamente con il teatro, quindi immagino anche con delle memorie paterne. È un film che sono molto affezionato perché è legato a mio padre e a quel mondo che insomma, delle avanguardie teatrali che lui conosceva bene, che in qualche modo io ricordavo sin da piccolo. È sempre un po' traumatico, nel senso io non ho l'abitudine di rivedere, ne parlavo prima, di rivedere i miei film, perché ho una forma di viltà, nel senso se ho paura di vedere poi delle cose che non mi piacciono e di non poter far nulla per cambiarle. E un po' quello che è successo qua stasera, cioè questo montaggio, non so se Marco sarà d'accordo, ma sta cosa qua con la musichetta veloce, non la ricordavo, è una cosa terribile. Sì, pensa tu che abbiamo combinato. Un film a cui sono molto affezionato, ma questa cosa qua, questo frammento qui è stato dolorosissimo. E anche prima ho visto un primo piano, penso, quando c'era la scena con la prostituta africana. Mamma mia, che tu hai detto anche un po' fa, mi hai raccontato che soffri tantissimo quando per esempio ti capita di andare a un festival e quindi vedi il tuo film per la prima volta insieme a tante altre persone e per te è eterno perché lo conosci a memoria e non c'è più sorprese, quindi penso che per me è una sofferenza, perché penso che tutti il pubblico, quindi di solito molte delle prime che ho fatto erano, diciamo, sono state gli ultimi tre film, sono state al Festival di Cannes in concorso, la sala sono 2100 posti, quindi tu hai la sensazione che 2000 persone vivano la stessa sensazione tua, che il film è lento, che non passa, che c'è un senso di apnea e non puoi neanche non andare, perché ci ho provato una volta a dire, no, cioè inizia e io esco e rientro alla fine. Andano mortalmente, devi stare lì con gli attori accanto e soffrire. A proposito di sofferenza, qual è il momento che preferisci? Nella mia esperienza i registi si dividono in due, o quelli che si sentono vivi solo sul set e sentono invece il montaggio come una specie di
curvee, oppure al contrario quelli che sono terrorizzati dall'idea delle riprese e quindi anche dopo tanti film vivono questa cosa qui come appunto un'angoscia profonda e sentono solo che il film inizia a diventare qualcosa di piacevole quando stanno solo con il montatore o con la montatrice e iniziano a dargli forma. Qual è la cosa? Devi fare un nuovo gruppo, che io faccio parte di una nuova schiera che ama sia le riprese che il montaggio. Quindi le riprese, è chiaro, sono per certi versi più faticose perché comunque c'è sempre l'imprevisto, però per me l'imprevisto è la parte centrale del mio lavoro, cioè io lo cerco l'imprevisto. E quindi quando è come quando giri è come andare a pesca. Poi ci sono giorni che prendi il pesciolino, giorni che prendi un salmone, che ne so, cioè, a seconda della scena, perché c'è sempre una componente imprevedibile, no? Come quando vai a pesca. E poi insomma è come andare a fare la spesa, poi quando la fase del montaggio, se hai insomma, si cucina, si iniziano a vedere gli ingredienti che hai, inizi a mettere insieme le cose e le varie soluzioni. È un momento più intimo, ma altrettanto importante e creativo, perché poi con Marco abbiamo, diciamo, il modo che abbiamo di lavorare anche al montaggio è una riscrittura, spesso vengono delle idee e quasi sempre poi le idee che vengono hanno bisogno di un ulteriore magari aiuto, quindi torno poi a girare dopo il montaggio. Con questo te lo devo chiedere, io credo che tu sia l'unica. Sì, 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 io metto da parte i soldi prima perché so che tanto serviranno. Sempre è stato così. Anche nel contatto devo. Sì, ma non è che spendo di più, è che se magari ho un budget, so che per me è così importante poter tornare a girare che preferisco risparmiare su altre cose. Non, sai, io vengo da un modo di fare cinema molto così artigianale. Io ho fatto il mio primo carrello al quarto film, al terzo film ho avuto per la prima volta il ciak. Mi sa che facevo le mani così. Marco lo sa bene perché diventava pazzo per mettere a sync le scene. Insomma, non ho. Qual è stato il più difficile? Il momento di pericolo, diciamo, visto che è un modo un po' avventuroso, no? In cui hai avuto l'impressione che ti trovassi in una situazione in cui ne saresti uscito, diciamo, in maniera fisicamente, diciamo. No, fisicamente non credo, diciamo, non so se. Ma i momenti in cui ti senti solo, anche se accanto a te persone che ti vogliono bene, sono tanti, perché comunque lavorando in questa maniera qua, spericolata, è chiaro che se io avessi un modo di lavorare tutto molto più strutturato, più preciso, come hanno dei miei colleghi, anche colleghi che ammiro e stimo, non vuol dire. Io penso che poi ognuno deve trovare il suo metodo e ci sono persone che vanno, registi che vanno sul set e si attengono alla lettera tutto quello che è stato stabilito prima in sceneggiatura, in storyboard e probabilmente soffrono di meno. Io che invece li metto sempre in discussione, quindi che sono senza rete, i momenti in cui mi sento solo, in cui non riesco a capire in che direzione sta andando il film, che hai ancora di più un senso di spaesamento, di infelicità, di disperazione. Però questi momenti poi sono compensati dai momenti invece in cui qualcosa accade che non ti aspetti, quell'imprevisto di cui parlavo prima, quel momento unico che cerco. Io faccio di tutto per creare i presupposti perché accada qualcosa di inaspettato, di sorprendente, che mi sorprenda a me per primo. E quindi quando arrivano quei momenti lì c'hai un momento di soddisfazione enorme. Forse avete visto nella scena del backstage di Gomorra, quando giro quella scena del movimento circolare con dell'agguato.
lo stop, c'ho come un sorriso quasi ebete, che era un momento in cui ho avuto la sensazione in quel momento di aver fatto qualcosa che andava al di là delle mie aspettative, cioè in macchina avevo visto qualcosa che mi aveva sorpreso. E quindi ero felice, ero come in un momento di beatitudine. Quindi ci sono momenti di disperazione profonda e momenti invece di grande gioia da parte delle scelte che faccio. Un'ultima cosa, che rapporto c'è questo con la scrittura, no? Perché poi nonostante appunto il tuo passo da documentarista, che è stato all'inizio un po' obbligato nel tipo di film, eccetera, nella mia esperienza sei anche uno che lavora molto prima, diciamo, su... Ma io la sceneggiatura con Massimo e diciamo e Ugo, che sono i collaboratori con cui ho lavorato praticamente sempre, cerchiamo di fare sempre delle sceneggiature che funzionino, ben strutturate. Dopodiché sappiamo che ci sarà una riscrittura sul set, una riscrittura al montaggio e poi alla fine del montaggio ci vediamo per riscrivere noi le cose che non ci convincono. Cioè quando tu scrivi un personaggio, quel personaggio poi verrà interpretato e l'interpretazione sarà legata anche a un percorso che farà quel personaggio, come abbiamo detto, durante le riprese. Quindi ci sono dei personaggi che in scrittura possono sembrare molto affascinanti, altri meno, poi invece girando si possono ribaltare le cose, quindi un personaggio magari ha voglia di svilupparlo di più. Ecco, questo significa, cioè comunque un'opera aperta, che è sempre, come dire, un materiale che è sempre, che si può sempre plasmare, si può sempre cambiare, e questo non vuol dire non rispettare la sceneggiatura che scrivo con Massimo e con Ugo, ma siamo entrambi d'accordo sul fatto che è una scrittura che comunque si rimette sempre in discussione, e loro sanno che poi quando verranno a vedere il film montato potranno riscrivere delle cose. Ecco, questo a volte so che è anche chiamato gli sceneggiatori sul set in alcuni momenti. Massimo spessissimo è venuto e mi ha anche aiutato molto in certi momenti così in cui non ero lucidissimo, ma anche Marco si vede nel backstage del racconto dei racconti, quando sto al monitor, nella scena in cui c'è l'orco che cammina sul filo, uh-huh, e il viola che cammina sul filo, e Marco accanto a me per darmi dei consigli anche su come girare, quindi insomma è interscambiabile una cosa. Quando arrivi per la prima volta sul set, hai incertezze oppure sei già dove entrare la macchina? No, a volte cerco di preparare, per esempio quest'ultimo film, quando tu hai 100 persone di troupe, le incertezze di cercare di ridurle, perché comunque ci sono dei costi e devi cercare di arrivare con delle idee chiare. Per questo dico che l'ultimo film era più strutturato, che comunque più o meno rispettavo sia uno storyboard. Infatti, se vi ricordate, c'è un momento, forse l'unico momento in cui ero veramente felice, a parte il giorno che c'erano tutti i ragazzini, compreso mio figlio, a vedere il drago, eccetera. Ma da un punto di vista artistico, quel giorno in cui ci stavano i due gemelli sott'acqua, perché lì, a parte che eravamo di meno la troupe, perché è uno dei rifacimenti che ho fatto dopo il montaggio, eravamo invece che in 100, eravamo 40, quindi quel gruppo che bene o male sento più vicino alle mie caratteristiche, alla mia indole proprio più familiare. E poi c'era quella componente di imprevedibilità sott'acqua. Qualcosa poteva accadere come non accadere, e questa cosa qua mi dava un'adrenalina, un eccitamento che... E quindi quando poi vedevo che le cose accadevano ero felice, infatti quel sorriso che avevo lì è stato forse l'unico sorriso che ho avuto in 3 mesi di ripresa. Per il resto ero molto teso, nervoso. Diciamo che era un set diverso rispetto ai miei precedenti, dove tendenzialmente tendo a essere abbastanza sereno sul set, ho sempre visto così, con un po' di distacco da tutti quelli che si prendono troppo sul serio, quando insomma stai facendo un film, ecco, non è che stai facendo un'operazione a cuore aperto, quindi è tutto il più, cioè, questi che urlano in maniera gratuita, così. Però sull'ultimo film mi sono ritrovato anch'io. Grazie.
sto io. Beh, diciamo appunto che ci siamo formati, lui all'inizio diceva, gli ho insegnato molto, ma anche lui mi ha insegnato parecchio, mi ha insegnato un po' a usare, nel senso che ci siamo incontrati che ero molto scolastico, cioè per cui soffrivo a vedere Maria di Matteo, mancavano i grigliani in altro campo, nel senso che io avevo bisogno per poter costruire qualcosa, e non ci sapete, non c'ero. Però ho sentito così, ho sentito un po', così, ho avuto il coraggio di usare, di seguire la sua follia in qualche modo, una follia iniziale che però sentivo che c'era qualcosa, per cui mi ha insegnato anche a lasciare da parte tutti gli strumenti che ho acquisito facendo le scuole, montaggio, lo servizio, lo sperimentale, e ricominciare un po' da capo, rimettermi un po' in discussione. Per cui, cioè, partendo così, il rapporto non sono mai stato in burrascoso, intanto ci sono dei momenti di silenzio, si taglia col coltello, quando ci trova sono molto rari, però molte volte i silenzi sono anche precedenti. Magari perché arriva in ritardo. A volte sì, si vede che arriva in ritardo, sempre cosa. Ma dal punto di vista artistico non ci sono mai stati. No, non ci sono discrepanze. Anche perché poi, diciamo, noi abbiamo sempre lavorato insieme, cioè io, Marco lo sa, non c'è mai stato in tutti questi film che abbiamo fatto un giorno in cui lui ha montato da solo. E lavoriamo sempre insieme perché poi appunto c'è sempre una componente, diciamo, legata alla creativa, anche perché ogni chunk che io giro sul set è diverso da un altro, quindi la scelta già di un chunk rispetto a un altro è già una scelta in qualche modo drammaturgica. E poi lo trovo comunque giusto come metodo in generale, cioè io lo dico sempre, se insegno, che trovo più libertà nel montare con il regista che montare da solo, perché uno si può montare in materia da solo, si fa il suo film senza mettersi in discussione, senza avere dubbi in qualche modo, mentre invece il coraggio appunto di confrontarsi con il regista e magari cercare di convincere la scelta che tu hai trovato, la soluzione che trovi sia quella migliore per il film, è anche quello appunto, cioè conquistarsi il proprio spazio nella creatività di un film, e proprio Matteo è il primo disposto ad ammettere se sono convincente, se riesco a essere appassionato e convincere quella soluzione giusta ad adottarla. Pure appunto partendo dalla mia, ma se ne trovo un'altra per me, c'è sempre uno scambio di arricchimento continuo, questo è un metodo che va applicato, andrebbe applicato in qualsiasi film o qualsiasi regista. Sì, no, io non ho mai, per fortuna, diciamo, non ho mai avuto problemi a tagliare, cosa che lui lo sa, insomma. Lui sempre il cancro da chirurgo. Anzi, a volte esagero nel senso opposto, che il primo amore durava tipo un'ora e dieci, un'ora e cinque. Ricordi che avevo fatto il primo montaggio che era troppo bene, quindi a volte non ho problemi, anzi di solito con Marco facciamo così, che lui non lo lascia abbastanza all'oscuro rispetto al girato, e cerco di vedere il materiale la prima volta insieme a lui, perché così lo uso proprio già come primo test, non sapendo nulla del materiale, vedo lui le impressioni che ha, è fresco, ecco. Sì, questa è spettatore. È il primo spettatore. E devo dire che appunto molte volte non leggo neanche la sceneggiatura, come invece faccio negli altri film. Sì, intanto so che sarà sempre un work in progress, a cui mi lascio stupire da... Preferisco. Sono gli ultimi tempi, appunto, prima non c'erano proprio, poi cominciava ad esserci delle sceneggiature che poi appunto venivano giustamente tra i sul set. O magari gli chiedo di leggere la sceneggiatura se ho delle perplessità o dei dubbi di montaggio. Allora dico, magari leggere così in una fase in cui ancora la posso cambiare, magari mi dai dei suggerimenti, no, di montaggio, quello sì. Sì, poi diciamo appunto, il primo sguardo è quello che poi tutti mi lascia un po' emozionato, da un montatore che monta più con la pancia che con la testa. Per cui appunto, mi però è anche molto pragmatico, molto concreto, Marco. Cioè, non si fa prendere troppo da viaggio intellettuale, è concreto, questo è una cosa non deve essere, poi insomma è che... Ah, infatti ci troviamo bene, poi dobbiamo dire qualcosa sul suolo.